Amiche, amici, ecco a voi un'altra puntata della Barzelletta. Proseguiamo con l'argomento marito e moglie, o moglie e marito, come volete. Allora, dopo 50 anni di matrimonio, lui muore. Qualche anno dopo, lei muore. Pace all'anima loro, ma questo è un mio pensiero privato. Lì ritrova il marito e, correndo verso di lui, gli grida: amore, amore, che bello ritrovarti. E lui: calma, Giuseppina, calma, vedi di non rompere, perché il prete era stato molto chiaro: finché morte non vi separi. Una sera Antonio torna a casa tutto contento. Tesoro, tesoro, hai visto? Mi sono fatto la plastica facciale. Oh, certo, è come quando cambi in bagno, le piastrelle si cambiano, ma il cesso rimane. Andiamo alla prossima. Il marito alla moglie: cara, dimmi qualcosa che mi faccia sentire allegro e triste allo stesso tempo. Sai, caro, hai l'uccello più grosso fra tutti i tuoi amici. La moglie: tesoro, tesoro, facciamo i piccioncini? Ma tu sei fuori! Fa troppo freddo per starsene sul terrazzo a scagazzare in testa ai passanti. Il marito trova la moglie fulminata da una lampada, mette il necrologio sul giornale. Come si accendeva, così si è spenta. L'ultima della puntata. Marito e moglie rientrano in casa. Salendo le scale, lui dice: beh, tesoro, hai un lato B che sembra una lavatrice. Lei si guarda dietro e sta zitta. La sera a letto, lui ha una voglia matta di fare... E lei subito, prontamente: caro, per uno straccetto così piccolo non accendo la lavatrice, lavalo a mano. Arrivederci alla prossima puntata di Ridiamoci Su. Ciao a tutti.